Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuovata Wi-Fi della seconda edizione del Judgment Tournament. Questa è la quarta sfida sul canale che vedete del round 4. È una lotta giocata molto recentemente, infatti è stata appena giocata ieri, tra Simone Sanvito e Antonio Gobbo, rispettivamente Dottor Casnati e Fiol. Allora, andiamo subito a vedere i team. Sanvito ci porta un ottimo balance, veramente ben strutturato, formato da Clefable, Latios, Weavile, Excadrill, Mega Medicham e Zapdos. Mentre Fiol porta praticamente un Hyper Offense. Sì, un Bulky Offense se quello Skarmory è difensivo, però mi sembra più uno Skarmory che sette muore. Comunque è composto da Volcarona, Breloom, Skarmory, Talonflame, Conkeldurr e Mega Sharpedo. Quindi veramente un ottimo potenziale offensivo, vedremo se riuscirà a distruggere le difese del team di Sanvito. Quindi direi subito di dare il via alla partita. Ho scelto questa sfida prima delle altre perché è una partita che non dura molto e quindi, non avendo molto tempo oggi per registrare, volevo comunque portarvi qualcosa. Allora, Sanvito inizia con Clefable, mentre Antonio manda Volcarona. Volcarona ha mandato probabilmente per evitare il fake out di Medicham e, diciamo, tentare di farlo bruciare con Corpo di Fuoco. Però sfortunatamente qua c'è Clefable e viene paralizzato Breloom. Pessimo switch Breloom, secondo me. Forse valeva addirittura la pena rimanere dentro con Volcarona e fare le danza. Adesso Clefable ha la possibilità di settare le rocce, per questo è stato messo come lead, e Breloom addirittura rimane paralizzato impedendo la probabile spora. Adesso Clefable ha campo libero e può portare questo Breloom al Sash se ne dispone di uno. Addirittura era privo del Sash, quindi questo Parax diciamo che potrebbe risultare importante. Lo Skarmory probabilmente non ha neppure The Fog, quindi Talonflame è costretto ad entrare. HP pari, in questo modo i suoi PS arrivano a vita gialla e non a vita rossa. Se giocate Talonflame, ragazzi, ricordatevi a livello 50 di portarlo in modo tale che abbia HP dispari. In questo modo ha la possibilità di entrare due volte sulle rocce e non solo una. È vero che poi con Baldeali sì, si toglie quel un PS, però è meglio evitare. Adesso vediamo Zapdos fantastico con statico. Questo significa che non ha The Fog. E addirittura anche Bitorso l'Elmo, quindi questo Talonflame è totalmente counterato. Zapdos in questo team veramente counter check perfetto di Talonflame e Pinsir. Fantastico, con statico e Bitorso l'Elmo mi piace molto. Ora entra in campo Latios dopo l'Invertivolt e qua c'è Skarmory. Skarmory che, come ho detto prima, secondo me è la versione offensiva che setta punte e rocce. Però a quanto pare viene subito sostituito, infatti, proprio perché essendo la versione offensiva, ecco, non ha modo di reggere molto bene il Draco Meteor. Adesso viene subito un mega evoluto Sharpedo. Oddio, questa penso sia una pessima mossa, perché ora Zapdos comunque può farlo fuori. Ok che moriva lo stesso, però io sarei andato di Protect. Non si sa mai, magari un Flinch, un Parax, cioè un Parax, un Freeze, appunto, un Crit, un Flinch, qualsiasi cosa. Almeno ti ritrovavi col più uni Speed e magari potevi fare di più. Mega evolverlo subito Sharpedo non è che sia così conveniente, anche se alla fine c'è Medicham che ha Fake Out. Certo, si può sempre sfruttare Protect, quindi poteva essere un problema quello Sharpedo, con un pizzico di fortuna in più magari. Skarmory contro Medicham. Medicham viene nuovamente sostituito. Sanvito penso che si aspetti proprio uno Skarmory difensivo, e rivelando Tossina così sembra essere. Wow, non... beh, sì, la Sash... boh, che set strano per uno Skarmory in questo team. Non mi piace assolutamente. Io l'avrei giocato Custap, avrei messo un Bisharp in modo tale da evitare The Fog e cose strane, e avrei giocato al massimo Hyper Offense se proprio dovevo giocarlo. Qua c'è uno scambio di Trespoli. Ovviamente Zapdos ne giova di più, si è recuperato tutto quello che poteva, mentre Skarmory veramente pochissimo. E poi rimanere su uno Zapdos non è cosa... diciamo che conviene. Infatti qua Invertivolt lo porta ad un solo punto salute, provocato da vigore, ecco. Adesso quindi vediamo subito lo switch di Zapdos in Weavile.
Weavile che fa pressione, Talon, Skermory che va di Levito Roccia, ok, quindi veramente penso la partita sia finita da un bel po' di turni. Forse da quando Brillum è stato paralizzato, quindi dal secondo turno. Cioè, da quando è rimasto paralizzato, ecco, e non ha potuto usare Spora. Qua Weavile si porta a casa la kill di Skermory, Weavile, Life Orb e non Choice Band. Entra con Keldur che si va bene a Mach Punch, quindi pugno rapido. Ora però a San Vito basta, no, ok, Clefable, quindi non sacca neppure... non sacca neppure Zapdos, che non so se sia morto, ma mi sembra di no. Diciamo preferisce mantenere il punteggio. Qua cresci pugno, che comunque permette a questo Conkeldur di andare in più uno. Se ha Poison Jab e abbastanza Evasive Speed potrebbe far male, ragazzi. Addirittura anche la Fiammosfera che va ad attivare Guts. Però no, è un Conkeldur lento. Boh. Vediamo, facciata. Facciata col più uno, penso faccia un sacco di danni. Wow, one hit KO, più forte di Poison Jab, quindi, mamma mia. Però doveva essere veloce questo Conkeldur. Cioè, mi sembra che possa outspeedare... Boh, no, non lo so. Forse no, forse mi sbaglio con altri Pokémon che vanno in speed tie con lui. In ogni caso, beh sì, c'è poco da fare. Ora entra Excadrill, probabilmente Scarf, con Rompiforma. Quindi può prendere tutti i Rotom di Terremoto, eccetera. Ma adesso Terremoto non è una mossa che gli interessa. Preferisce andare di Frana e garantirsi la kill su Volcarona. Terremoto bastava, sì, a voglia se bastava. Comunque ha rischiato un probabile miss San Vito, ma era nella situazione di permetterselo. C'erano ancora Medicham e tutti gli altri. Penso sia morto solamente Clefable, quindi sì, Zapdos era ancora in vita. E va bene, lotta brevissima. Purtroppo Antonio non ci ha regalato un bel quarto round. Sì, diciamo era molto svantaggiato. San Vito ha giocato al meglio e il team non è che fosse questo granché, sinceramente, di Fiol. Avrei cambiato qualche set, dipendesse da me. In ogni caso, ragazzi, così è andata. Cioè, come sapete, c'è anche quella pressione che magari fa fare qualche errore, fa dimenticare qualcosa. Però San Vito qua era molto più preparato per quanto riguardava il team building. Io vi ringrazio per la visione, ci vediamo appuntamento alla prossima lotta. Ciao a tutti!